Friuli Doc, tutti i sapori di una regione unica. Un'iniziativa in tessuaggio del progetto Udin per Furlan. Leonore, mandi Bruno. Mandi, dai, fai in casa, dai. Fai in necessità. Scusa se tiro venendo al momento, no, che no, ti sta spevendo un blanc. C'è Isaac che un... E hanno detto che si chiama friulano, come dovrei essere un toccaio. Blanca l'è di sicuro. Ma il sapore è che non hanno cambiato anche il sapore, no? Ma per fortuna, se no. Allora, no, intanto, ho sin contento, finalmente di oggi, dopo ti inchiassi, cioè tu manchiavi che ti clamassi a Friuli Doc. Anzi, ti ammesso che mi mangia il Friul, così lontano, però. Quando venga è di Gioldi, si sta bene, insomma, dai. Ah, si, ma vedo pesca in Friuli. Non tanto come Cores, ma una volta al mese, ogni mese e mese, o vengo qualche giornata, però, sole. Ho vinto sin tu prima, che insomma, ci sei contentissimo di essere qui a Friuli Doc. Te ultimi signs non sei potuto essere sempre tan presente, sei sempre a Tor, impegnato. Sì. Però noi siamo curiosi, perciò siamo giovani. Tu sei telecronista, per noi sei le voci dal Friul. Ora ho curiosità sul mondo del telecronaca. Dai, domanda. Allora, le volte non eri in monitor. Allora, intanto, come facevi tu? Tu avviodi i numeri, perciò non eri in onste, ma aiuti se non eri una volta, no? No, vabbè, non si conosce mica pal numero. Il numero ti aiuta all'inizio individuale e dopo ti toglie il cognosio, perché ognuno ha il cuore in una certa maniera, ha il suo in una certa posizione dal suo. Una volta, per esempio, giocavi con la marcatura home, no? Allora il marcava sempre stesso, allora bastava indovinare un che l'altro era che lì. Comunque giù in una zona e tu sai da che zona è lì, lui o quella è sempre quel, dopo non è difficile. Una volta era più facile, perché se uno scominciava a giocare con i cavei come i tuoi, al finire così, come invece cambi il colore e cose ogni settimana era un casino. È sempre dunque, beh, ma come andò le scarpette scolorate, ti riconosci più che... Scolorate, sì, cosa, sì, sì. Ed è diventata una roba in massa di signorini. Ha detto, sì, sì. No, beh, però non le faccio, in chi tangio adoro, insomma, dall'est o non stranis, che a volte si sentivano menano, e sono facili, insomma, sono sciogli lingua. Oh. Sì, sì. Si impara a Dio, siamo che tu listo. L'importante è che anche la in si abitui a un siar mood di clamare sui adors, perché anche gli italiani si sbagliavano, ma per esempio, Dulce lo conosci, anche Waltis che si esovi, ma lo avessi tutto a nominare, un altro sui ador Furlan quartissimo, che lo clama in Dulce Burnic. Sì. E non è Burnic, è Burnic. No, veramente. No, allora io insegnavo a scuole medici di San Lorenzo, sì. E avevi due Burnicchi. E quando avevi l'interrogaio che mi sbrissava Burnic, non veniva fuori nessuno, e diceva scusa Elisabetta, Burnic, vieni. No. Non si fa. Solo che ha cominciato a clamare Burnic e dopo lo clamavi Dus Burnic, cioè no? Però lui era Burnic. Che incredibile, perché sempre chi mi pare mi ha sempre detto Burnic. Burnic, Burnic. Ma fai tu mi fai di Burnic, allora mi hai messo una roba. Come vediamo se arriviamo a fare nazionale, però no, di Cumò, di tutte le storie furlane. Non è facilissimo, però... Giocatore furlane, sì, nazionale. Furlane, nazionale ideale, furlane, secondo Bruno Pizzo. Beh, in parte bisogna mettere i soff per forza, no? Ma sì. Fin qua anche Scuffè non lo sorpassa, la bomba è dura. Sta bene, Difatti ho detto perché l'ha reso Buffon, furlane. Buffon non era mica male, E dopo sono stati anche altri. Per sinistro, Burnic. Beh, lui, ovvio. Burnic. Per sinistro si può mettere Manente. Ma si vede con la Juventus. Manente. Sommari aveva bottega di Scovis in via Grisano. Sì. Veramente? Sì. Mediano destro, Snidero. Snidero? Snidero. Centromediano, così si può mettere Centromediano. Colovati, è vero, Colovati, e Median sinistro, e qui si può Snidero, mi sa metto Magli, sì. Dopo alle destre, all'era Furlan, pastorocciato di Veneto, Perissinotto. Perissinotto, che non sai qualcosa. Sì, a Giuliave. Allora di Pieri Fanna, Bravo, vi ho visto Pierino Fanna, hanno detto non state a mandarmi così, no, non hai mai fatto la cosa. È un forte attaccante, Bruno?
Beh, un quarto attaccante era Virgili, eh? Pecosbil. Ah, Virgili. Dissio un nome, di instrumentarese, Pascuti. Pascuti alle sinistre, siamo no, alle sinistre, Pascuti alle sinistre. E dopo mangia la misa alle sinistre, qui potresti sì. Anzi, Massimo Giacomini è stato un buon suiador, Massimo. Ma sicuro vi dismenteate sì, tutti del dopo. Neri. Del Neri, sì, però non lo mettiamo a fare... Daur Giacomini, siamo con Giacomini. Panchine. c'è il capello, eh? Non è Furlan, è Bisiacme. Però lo esclamato qua a fare l'inaugurazione di Friuli Doctor, dove si fa. L'era capello? Sì, nonostante... Anzi, se lui è Bisiacme, al dis lui di sei Bisiacme. Perché che sì, perché i collega spesso dicono l'allenatore friulano e lui è maltrattato e dice io sono bisiacco e allora i collega mi domandano a me qui sono i bisiacs e si può fare a spiegare che sono i bisiacs insomma... sono così allora sono orgoglioso allora dicono sempre i bisiacs che sono lì è stato un territorio che era stato sodvignese e anche a Tora era ridotto invece impero. Sì. Yeah. E lì Vignesi mandava da quel territorio lì i galeoschi che non avevano più i forze per me e le donne di facili costumi che non avevano più la venenza per esercitare e di lì sono venuti fuori bisogno. Sì. Allora, cappello era il più grande di tutti però il tocco è venuto a viaggiare di stesso. No, beh, Bisiac sono amici miei, eh? Dopo provincia d'Urs di provincia di Gorizia come... Sabine, se sei anche grande amico di Zoff, insomma, se ci sei... Zoff si è cresciuto insieme, perché lui è dal paese dove il mio. Ma lì sono stato ieri in Durs amici, no? Dopo anche Del Neri, dopo Areia, dopo... E Durs di provincia di Gorizia, eh? Sì. La provincia di Gorizia è... No, è a 6.000 abitanti, tutti insieme, paese, con campagne, queste cose. Però io ero giusto lì. Tanto individuo delle parti occidentali, del basso Furlane. Perché lì sono. I Furlan si sono mesclissati, duce. Ma da che zona lì non c'è mai di più, è in Crosans, tutti i razzi. Tutti gli eserciti si passavano in Parlino. E anche dopo la prima guerra mondiale. E che storie che dici. Che sì. Soldati tornati da guerra e hanno avuto se fa abbattia perché le femmine erano state di soli e tutti che passavano la semenza no? Ma una curiosità, tu ti hai visto per caso le partite per tutti domandaranno le partite più disastrose che tu hai sviato disastrose? Sì, che comunità le beh, una partita disastrosa che dopo però è finita con un buon risultato, ma che vinso io come i Changs, che io li maltrattassi, dopo li maltrattassi me perché io li maltrattassi me. E quando ho svegliato con la Nigeria e Stati Uniti, che lì veramente li hanno svegliato malissimo. E dopo gli africani si hanno perduto perché volevano solo per il boro, no? Facevano cose di tacche, cose. Ma lì mi sono arrabbiato perché i nestri non solo si stavano perdendo, ma si facevano anche... C'ho l'insir senza reagire, ma fa al manco un fallo, dai una pitata. Ma tu puoi dire. E dopo invece Baggio, che era un genio, è arrivata a mettere a questa. Ma che è una delle più partite gratis dall'Italia. Ma ti credavi, no? Sei capitale perché ti venissi a che tu facevi qualche. Tu criticavi Sal, qualche don, ti venivi no, a dire. No, l'unica che ogni tanto si è lamentata era Sacchi. Ma lui era esempio perché non poteva vivere di lui allora. E capita anche io qualche volta chiappe baruffe di opinionista con qualche don tra di oggi. No, lui è una brava persona, eh. Io infatti voi volentieri con lui all'Angusta ci sta insieme, però io dico sempre, senti, andiamo a cena, a bere, a mangiare, però non parliamo di calcio, perché se c'è cade il ballone si baruffa. Perché per lui per lui non conta se avesse lui il ballone, il conto è schema, il coso è schema, tu la vai. Il professore, no? Sì, e lui diceva che il Milan anche con. Lui, Galliani e Berlusconi al posto di Gullit, Rijkaard e Van Basten al vinceva lo stesso. Eh sì, allora è così è di ricovero immediato, no? Ecco, dai, Frusso. Grazie. Friuli Doc, tutti i sapori di una regione unica. Un'iniziativa in tessuaggio del progetto Udin Parfurlando.